La Synergy vince 59 a 48 gara 5 contro Colle Valdelsa e resta in C regionale. Sempre avanti ragazzi giallo-verdi in un confronto dalle bassissime percentuali realizzative, unica eccezione positiva al terzo quarto valdarnese, con un episodio che ha fatto però e farà discutere parecchio. Sul tiro infatti in sospensione di Stagi a pochi secondi dallo scadere dei 24 viene dato un tocco al ferro che riazzera il cronometro per il possesso. Colle a quel punto sotto di 4, giudicando questa decisione sbagliata, si infuria protestando fin troppo. Infatti tra campo e panchina arrivano ben 4 falli tecnici che scavano il solco decisivo a favore di San Giovanni, che così può controllare fino al 40° minuto, anche se ad onor del vero non sarebbero mancate altre occasioni per infliggere un distacco da doppia cifra verso i Valdelsani in precedenza. In ogni caso era importante vincere per regalarsi un'altra stagione nel massimo palcoscenico cestistico regionale. Così è stato e dopo l'ultima sirena ecco la festa. Il campionato è stato lungo, duro. E c'è da dire una cosa, una grande soddisfazione, perché sono tutti ragazzi nostri, tutti del vivaio che abbiamo cresciuto nel corso degli anni. E per noi è una grande soddisfazione rimanere in questa categoria, anche perché appunto abbiamo giocato contro squadre molto, molto più forti di noi, è sulla carta e sul campo. Ma il cuore dei ragazzi, il cuore della Synergy è emerso e di questo sono contentissimo per loro. Io volevo ringraziare tutta la società, ringraziare tutta la squadra, perché siamo un gruppo fantastico sia fuori che dentro il campo, e dedico questa permanenza in C2 al mio amico Michele Pavese, che è tornato a giocare dopo un periodo di stop. L'emozione è bellissima, anche perché la squadra ci sentiva tanto, poi in casa, grazie al tifo, grazie a tutti. Dopo l'anno scorso la promozione, anche quest'anno la salvezza è stata importantissima. Non so che dire, perché sono molto confuso ora, però è un premio giusto per queste ragazze, sono impegnate tantissimo tutto l'anno e non era facile venirne fuori, perché è un po' infortuni, un po' di cose strane, però abbiamo mantenuto la categoria e quindi la cosa importante.